Sa come posso. Amici sportivi di Eleven Sport, un cordiale buon pomeriggio e ben ritrovati al Palaboschetto di Ferrara. Da Enrico Bonzanini e Beppe Celeghini si affrontano nella gara valevole per la prima giornata di ritorno l'Handball Erice, che fa visita per l'appunto alle padrone di casa dell'Ariosto Pallamano. I signori, gli arbitri della partita saranno i signori Prandi e Ambrosetti. Un match, Beppe, vado immediatamente in sede di preparazione della partita, che vedrà un Erice falsa neopromossa, perché squadra di ambizione e categorie. Buon pomeriggio, un saluto. Hai ragione Enrico, le neopromosse siciliane stanno facendo un campionato veramente sontuoso. Già la prima gara, il giorno d'andata, si era visto il valore della compagine siciliana. Per quanto riguarda l'Ariosto, l'interruzione per le festività natalizie ci aveva lasciato con un Ariosto in crescita, un Ariosto molto più solido di quello visto ad inizio di stagione, quando ha dovuto scontare diverse assenze. Squadre in campo, andiamo anche con gli starting seven. Ci sono Iacovello per Erice in porta, con Benincasa, Coppola, Natale, Perasic, attenzione a questa giocatrice di grande potenza, la grande ex della gara Anna Raic, e Valentina Terenziani a completare. Per l'Ariosto Ania Rossignoli fra i pali, con Tanic in cabina di regia, a parte Gioia Verrigni, esordio stagionale da titolare per la giovane prodotto del vivaio dell'Ariosto, con Panayotova sulla linea dei terzini. Il pivot è Nina Buna, Soglietti e Fabbricatore sugli esterni, ovviamente Rossignoli fra i pali. Subito uno sguardo, è immediatamente facile vedere come la linea green dell'Ariosto abbia portato addirittura due giocatrici titolari prodotto del vivaio. Sì, la sorpresa, come dicevi tu, è Verrigni, schierata dal primo minuto. Avevo visto spesso l'allenatore in fase di preparazione confabulare con Verrigni e l'abbiamo vista in campo, quindi erano le ultime indicazioni. Probabilmente in fase difensiva su Perasic, visto giocatrice entrambe dalla stazza fisica importante. Terenziani, Raic e Perasic partono sul blocco degli esterni, con l'ex di turno che manovra in posizione di centrale. Coppola va immediatamente a posizionarsi in pivot. Perasic, ancora Raic. Raic, ottima la scalata per Terenziani, inizia la giocata la formazione siciliana, sbaglia però l'apertura Terenziani. C'è la possibilità per Rossignoli di far partire il primo possesso offensivo. Panayotova, Soglietti, c'è spazio per Soglietti che serve Buna, forse fermata regolarmente. C'è il fischio da parte del signor Ambrosetti, si ripartirà con un 9 metri. Buna per Panayotova. Panayotova fece una gara mostruosa la gara d'andata, segnando anche il gol che poi fissò il punteggio sul definitivo pari. Ricordo bene, a pochi istanti dalla sirena di chiusura, il sinistro di Panayotova che andò a impattare il punteggio, e fu un pareggio tutto sommato giusto. Non c'era Tanic invece, che adesso dirige le operazioni. Verrigni, palla per Soglietti. Tanic, la finta su Verrigni, ancora Tanic, la deviazione,
ci sarà una rimessa d'angolo per l'Ariosto, azione un po' lenta, non c'è stato un incrocio fluido fra Verrigni e Tanic è andata a forzare. Panayotova col mancino, Panayotova tutta forza, va a segnare il gol dell'1-0, un gol frutto anche e soprattutto dell'ottimo braccio della giocatrice in maglia numero 11, un'azione ormai congeniale per una giocatrice che abbiamo imparato a conoscere. Sì, la bulgara si è presentata subito col suo marchio di fabbrica, un sinistro veramente potentissimo che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Coppola per Perazic, Terenziani va ad attaccare centralmente, Raic, ancora Perazic, eccolo lo spazio per la mancina, parte il polso a Perazic, non riesce a chiudere il tiro, l'Ariosto è già dall'altra parte con Verrigni, bella la transizione, Verrigni va a cercare Fabbricatore, 2-0, ma che giocata di Gioia Verrigni. Sì, ottima la giocata veramente della giovane che ha trovato libera la compagna, però colpevole la difesa avversaria che si è dimenticata sull'out destro della difesa, un giocatore avversario completamente libero di poter superare il portiere. Fino alla Teodosic, per dirla alla basket, il no look va a cercare, va a trovare anche una bellissima assistenza per Luciana Fabbricatore, che è giocatrice esperta e che innegabilmente trova la via del gol, così come la trova Coppola invece che riduce le distanze. Coppola giocatrice molto esperta, Tanic per Panayotova, seconda fase rapidissima, mostruoso e letale il contropiede dell'Ariosto. Bellissima la giocata fra Tanic e Panayotova, le due straniere dell'Ariosto hanno confezionato un contropiede irresistibile che ha portato alla terza rete dai padroni di casa. Persa di Perazic, fa tutto il campo Tanic, 4-1, è difficoltà per la formazione ospite che con due palle perse è stata punita. Ariosto fino a questo momento 4 possessi, 4 gol. 4 gol in 3 minuti, direi che miglior inizio dopo le festività e la interruzione del campionato non poteva esserci. Veramente abbiamo visto in questa primissima fase di partita un Ariosto veramente veramente molto molto positivo. Molto, davvero, se la partenza è il frutto ovviamente del grande lavoro fatto da coach Carlos Britos nella lunghissima sosta, è un lavoro sicuramente che ha pagato, un lavoro proficuo. Erice va a cogliere un 9 metri con Raic che tenta l'azione personale, ancora la giocatrice ex nazionale ci riprova, Terenziani viene fermata, non c'è probabilmente condivisione fra gli arbitri, ma l'arbitro di linea comanda in queste situazioni e concede il rigore per l'intervento falloso. C'è già Perazic contro Ania Rossignoli, Rossignoli danza sulla linea di porta a tentativo di distrarre la terzina dell'Erice. Perazic la mette nell'angolino, rigore, esecuzione perfetta. Senza dubbio, fra l'altro la qualità della giocatrice lascia propendere a sempre conclusioni molto molto positive, nulla da fare per il portiere della formazione di casa. Verrigni, la palla per Tanic, Panayotova va a cercare Buna, è una finta perché la destinataria è Verrigni. Panayotova, la finta, lo scarico per Tanic, Panayotova poi resta in doppio pivot per fare ostruzione difensiva, rischia la persa l'Ariosto, è una palla riconquistata invece per Benincasa riesce a riconquistare il pallone e regolare l'intervento da parte di Panayotova, c'è la protesta, l'arbitro lascia proseguire, fase della partita confusa ma rapidissima, ancora una volta Fabbricatore, Tanic, la scalata per Panayotova, fermata molto bene stavolta da Coppola, Panayotova, partita grande, di grande rapidità, di grandi capovolgimenti. Sì, grande ritmo da entrambe le parti, forse intervento ai limiti del regolamento prima nella ripartenza delle siciliane, comunque l'arbitro non ha fischiato e palla per l'Ariosto che sta manovrando per riuscire a aumentare il distacco con le siciliane. Panayotova, ancora Tanic, parte dai 14 metri l'azione all'Ariosto, Panayotova tira da ferma, non c'è precisione, Iacovello prova il contropiede per Coppola che va a prendere un gran pallone, questa è stata una splendida azione ma grandi meriti per Coppola perché il no-look senza guardare ha preso questo pallone ed è andata a mettere dentro il gol del 4-3. Sì, azioni che ha avuto l'inizio da un perfetto lancio del portiere che ha fatto un'apertura a tutto campo per la compagna che a tu per tu con Rossignoli non le ha dato scampo. Raic va in opposizione a Verrigni, si conoscono le due, hanno giocato insieme nella passata stagione. Verrigni, tutto braccio per Gioia Verrigni, prima piazza un assist e poi mette il pallone alle spalle di Iacovello, poi Raic tenta la seconda fase rapida, subito un fallo di Tanic, anche in difesa l'Ariosto tiene. Sì, direi che la sorpresa di questo inizio di partita è proprio Verrigni, la giovane giocatrice è stato subito un fattore nella partita, sia in fase difensiva che in fase di costruzione e adesso anche in fase conclusiva.
doti atletiche e doti fisiche importanti per Gioia Verrigno, una giocatrice molto giovane, ma non per questo inesperta. Campionati di A2 per lei sulle spalle e una fisicità importante che conferisce sia alla fase offensiva che alla fase difensiva spessore per l'Ariosto. Settimo di gioco, 5 per chi difende Ariosto Ferrara, 3 per chi attacca Embolerić. Raic, il blocco tentato da Coppola, Raic, forse il pallone è entrato, dice di no l'arbitro, e allora l'Ariosto può ripartire. Poi Benincasa va ad effettuare un'azione difensiva intelligente, Soglietti per Buna, l'arpiona Buna, forse c'era anche un fallo su Buna da parte della giocatrice in maglia numero 68 Perasic. Il contropiede di Eric è proprio per Perasic che sbaglia la porta e anche in questo caso Verrigni ha ostacolato. Sì, non ha trovato lo specchio della porta, ma ottimo intervento difensivo di Verrigni anche in questa occasione. Ariosto che riparte per l'azione offensiva. Panayotova tenta una giocata difficile, palla persa, può ripartire Eric. Coppola perde palla, Tanic va a prendersela. Fase di partita forse Beppe non bellissimo. Sì, forse occorrerebbe fermare un attimo il pallone e ragionare, costruire qualche azione manovrata, anche se direi che è divertente questo ritmo forsennato con un contropiede da una parte e contropiede dall'altra. L'idea di pallamano di coach Britos è chiarissima, spingere, lavora sui 58-60 possessi per partita, vuol dire davvero lavorare ad un ritmo vertiginoso e rallentare il meno possibile il pallone. Tanic, Buna, la palla per Verrigni. Panayotova, l'incrocio per Verrigni, spazio per braccio, bella la giocata di Verrigni per Fabbricatore che manca la porta, giocata davvero importante per Verrigni. Sì, confermiamo quanto di buono si era detto in questa prima fase di telecronaca sulla giovane di Ferrara, veramente anche oggi una giocata da veterana. Intanto accorcia ancora le distanze Erice. Mancino per Mancina, da Panayotova da una parte, Perazic dall'altra. Verrigni resiste al fallo di Raic. Tonnellaggio similare per Anna Raic e per Gioia Verrigni, che anche fisicamente in questa stagione ha comunque avuto la capacità di mettere muscoli sulla sua struttura comunque longilinea. 9 metri con Buna che va a servire Raic. Panayotova, ancora Raic, Verrigni, Panayotova. Esce Buna dai blocchi, palla per Verrigni, doppio pivot Soglietti, palla per Panayotova sopra la testa di Iacovello, altro assist per Gioia Verrigni. Sì, ancora una volta il sinistro potentissimo di Panayotova non dà scampo al portiere di Eric, rischia la persa in questo momento Eric, che però rimane in possesso della palla con Perisic. Benincasa che tiene viva questa palla, poi Raic per Terenziani. Terenziani manovra ancora sulla via centrale, poco considerata in questo inizio di partita, è stata Daniela Natale sull'out di sinistra. Eccola Natale per Perasic, Terenziani, c'è spazio per tirare, molto potente la botta, forse non molto spinta la parata di Rossignoli. 6-5, accorcia, poi gran palla di Verrigni per Fabbricatore, si fa disinnescare il pallone, altra bella giocata da parte di Gioia Verrigni, altra conclusione disinnescata. Iacovello ha preso decisamente le misure su Luciana Fabbricatore. Sì, è un portiere di ottima qualità, l'aveva dimostrato anche a gara d'andata compiendo diversi interventi molto molto importanti. Avanza ora palla in possesso delle ospiti Ericic con Perasic che manovra con la ex Raic. Vediamo in questa occasione Enrico un'azione manovrata, come finora sono state rare. Perazic va a cercare la conclusione in doppio appoggio, arriva il gol della parità per la formazione di Erice. Continua il duello a distanza fra Perazic e Panayotova, che per entrambe le squadre hanno portato in dote il 50% realizzativo. Sì, d'altronde parliamo di due giocatrici di altissime qualità, con due braccia veramente potentissime, in grado di far male a qualsiasi portiere. Attacca ancora la formazione di coach Carlos Britos, 10 minuti molto veloci di partita qui al Palaboschetto di Ferrara, giovani e bravi anche gli arbitri, è una coppia sul quale si punta molto. Panayotova stavolta manca il colpo, c'è la possibilità di contropiede, Coppola, altro pallone preso a due mani, spiazzata Raic ma palla sul palo, forse anche palla fuori, la raccoglie Natale, extra possesso per la formazione ospite.
Sì, Legno che questa volta ha aiutato Agnè Rossignoli la difesa dell'Ariosto, mantenendo in questa occasione inviolata la porta, però palla ancora alle ospiti. Direi che negli ultimi due o tre possessi da entrambe le parti è un po' calato il ritmo, quel ritmo forse nato di contropiede sistematico, non poteva durare tutta la partita. Terenziani, la palla per Natale, ancora Terenziani su Raic, va a cercare la coadiuvazione, Coppola mette giù il pallone, viene fermata da Fabbricatore. Coppola ci sta mostrando in questo inizio di gara che non soltanto la sua carriera è ancora ai altissimi livelli, ma è a beneficiaria di una formazione di primissimo livello. Beh, un giocatore di altissima qualità, l'ha dimostrato, coadiu va benissimo a Perisic, sono le armi forse migliori, fuori la conclusione di Verrigni in questo momento, è ben costruita. E non spezza il polso Verrigni, contropiede aperto, Natale, c'è il primo vantaggio per la formazione ospite con anche il due minuti, e adesso la situazione diventa da gestire per coach Carlos Britos, perché Erice mette il naso avanti per la prima volta sul 7-6 al minuto numero 12, ma avrà anche la possibilità di avere una doppia una singola superiorità numerica. Infatti vengono immediatamente chiamate in campo ferma Rocky e Martina Crosta, fuori le giovani Buna e Ferrigni, che però hanno fatto molto bene. Sì, alla prima difficoltà Colbrito si affida alle veterane, alle esperte, a quelle con cui ha giocato gran parte del girone d'andata, comunque senza nulla togliere alle due giovani, perché hanno veramente disputato un ottimo primo scampolo di partita. Decisamente sì, tra l'altro per Verrigni forse anche qualche problema alla schiena per l'ultima botta. Tanic per Crosta, Crosta ancora su Tanic, Tanic manca la porta, non era stata una brutta conclusione questa di Mariana Tanic, che però ha mancato la porta, non arriva Raic, salva tutto Coppola, alla Vina Villa Coppola nelle mani. Sì, ma era un malinteso di Erice, Raic non ha controllato la sfera che ha continuato il suo percorso ed è finita nelle mani di Coppola, veramente giocatrice che sa sempre dove essere, sempre al posto giusto. 13 di gioco amici sportivi di Eleven Sport, 6 per chi difende Ariosto, 7 per chi attacca Erice. Terenziani, grande giocata, la palla che finisce sul palo, spiazzata la Rossignoli, ma per fortuna di Ferrara e per sfortuna di Erice il pallone ha colto la base esterna del palo. Sì, ha consentito così a Ariosto di imbastire una nuova manovra offensiva, ci si ragiona su questa volta, non si va sul contropiede, e Tanic in possesso della sfera a chiamare lo schema. Marrocchi appoggia per Crosta, Soglietti in doppio pivot, anzi in pivot singolo, bello lo scambio, grande gol, grande intesa fra Tanic e Soglietti, e l'Ariosto con l'uomo in meno toglie la casella del meno uno e riporta tutto in parità. Sì, bravissimo capitan Soglietti, che nello scambio ravvicinato ha saputo mantenere la coordinazione e trafiggere il portiere avversario, non semplice in fase di inferiorità numerica. 7 pari, Raic manovra su Terenziani. C'è anche il cambio attacco e difesa con Terenziani e Martinez, Raic per Perazic, bella la palla per Benincasa, trova un angolo impossibile Benincasa ed è un gol importantissimo per la capitana di Erice, perché consente alle ragazze di coach Gonzalez di mantenere ancora una rete di vantaggio. Sì, veramente pregevole la conclusione di Benincasa, aveva uno specchio della porta veramente ridottissimo, la posizione era molto angolata, ma ha trovato il diagonale della giocatrice ospite, il secondo palo si è inciaccato per il nuovo vantaggio di Erice. Tanic ancora per Crosta, palla su Soglietti, Soglietti per Crosta, cerca l'imbucata, Marrocchi murata, è dentro l'area, ha visto bene l'arbitro di linea Martinez, la palla per Soglietti, Tanic non può attaccare Fabbricatore, Fabbricatore ancora per Tanic, scappa dalle cure di Martinez, la palla che finisce sul fondo, e poi c'è il recupero da parte dell'Ariosto, palla in verticale per Soglietti, mette il pallone alle spalle di Jacovello, Katia Soglietti, nella confusione Beppe l'Ariosto trova il pari. Martina Crosta ad intercettare il lancio di Benincasa e servire immediatamente capitan Soglietti, che pochi istanti fa aveva rotto il ghiaccio in fase di marcature e ha realizzato a tu per tu col portiere avversario la sua seconda rete personale. Capitan Soglietti che ha lasciato divertire le ragazze giovani, ma nel momento di massima difficoltà ha preso in mano la squadra. Beh, parliamo di una giocatrice di un livello eccelso, la sua carta d'identità dimostra anche un'esperienza straordinaria e la riversa sul campo
a favore dell'Ariosto. L'era social, l'abbiamo anche potuto capire in ottica di festività natalizia, il segreto di Katia Soglietti, tanti allenamenti. Qui intanto Raic va a togliere la ragnatela dall'incrocio dei pali, figlia d'arte Anna Raic, trova un gol bello e molto molto importante, un gol prezioso che permette a Erice di rimettere il naso avanti sul 9-8. È una partita veloce, è una partita che pensiamo possa essere impossibile da mantenere per ritmi così per 60 minuti, ma è molto divertente anche nei tanti errori che stanno ovviamente emergendo nella volontà reciproca di spingere al massimo. È vero, sì, è difficile mantenere ritmi altissimi per tutta la durata della partita, però questa ricerca continua dell'azione immediata porta, genera anche errori, però ne gode anche una partita veramente piacevole. Mi è scappata un'esclamazione per il no look di Panayotovac su Soglietti. L'Ariosto cerca anche le cose difficili, sotto di uno Tanic per Crosta, brutta palla, Crosta prova l'entrata, commette passi, si arrabbia, ferma Rocchi perché aveva un'autostrada e poi viene colpito il tacco di Coppola. Coppola le prende in tutte le maniere ma dal tacco no. Soglietti ancora nell'uno contro uno, para Iacovello, c'è la possibilità di andare in contropiede per Erice, o più che contropiede, seconda fase. Spinge Natale, Natale, la palla per Coppola, la rubata da parte di Fabbricatore. Soglietti la premia con il triangolo chiuso, Fabbricatore, 9 pari, palla messa alle spalle di Iacovello e ancora una volta, nonostante continui ad arrivare qualche errore, superata la metà di primo tempo, il quarto di gara che dir si voglia, 9 pari, perfetto equilibrio, giusto risultato, ma ancora una volta si spinge veloce. Sì, le ultime due reti dell'Ariosto sono giunte da due palle rubate, due intercettate e conseguente contropiede concretizzato prima da Soglietti poi da Fabbricatore. Perazic, palla per Terenziani, Raic rischia la persa, Perazic, spazio e possibilità di tirare per Siadana Perazic, palla alle spalle di Rossignoli. Ecco, sta mancando un po' Rossignoli all'Ariosto. Sì, nel girone andato ci è abituato a fare miracoli in serie ed essere protagonista assoluta delle vittorie dell'Ariosto. In questa occasione però adesso ancora non l'abbiamo visto esibirsi in quello che ci ha abituato, cioè prestazioni veramente ad altissimi altissimi livelli. Tanic tenta l'imbucata per Marrocchi, c'è il fallo da parte di Martinez, Valentina Martinez, specialista difensiva dell'handball Erice. Ancora una volta Marrocchi che poi va a posizionarsi non esattamente fra due giocatrici piccole, Raic e Perazic. Marrocchi, Tanic scarica per Crosta, Panayotova finta l'uno contro uno, va ancora da Crosta, la palla per Tanic, 18 di gioco, si è sentita la placcata di Anna Raic, difensore sopraffino, l'abbiamo visto anche nella passata stagione a Ferrara, in una stagione difficile per l'Ariosto, ma non per questo è stato difficile vedere le qualità di Anna Raic. Passivo fischiato all'Ariosto che dovrà andare alla conclusione fra un paio di possessi al massimo. Arriva la persa ancora una volta di Martina Crosta, che probabilmente avrebbe potuto tentare una conclusione sottomano. E si conferma, come dicevi tu, Raic, ottimo difensore, perché dalla sua parte non si passa veramente, sa veramente estrarre le migliori qualità. Oh, ecco la parata di Ania Rossignoli. Che... Para Rossignoli, rischia la persa l'Ariosto, Marrocchi prova ad andarsene, soluzione difficilissima questa tentata da Fer Marrocchi, palla che viene parata da Iacovello, Iacovello però non può veder completata la propria bella giocata perché il fischio dell'arbitro va immediatamente a riportare il possesso fra le polpastrelli delle giocatrici dell'Ariosto. Tanic per Crosta, la palla per Panayotova, il taglio di Fabbricatore, Crosta cerca un varco, eccolo il varco per Tanic, Panayotova, esce Coppola forte sulla giocatrice bulgara, si arrabbia Panayotova perché probabilmente vorrebbe essere servita sulla corsa. Crosta per Tanic, la finta di Tanic, rischia la persa l'Ariosto, fallo di Raic, fa fatica adesso l'Ariosto, Beppe. Sì, ha stretto le maglie Erice in chiave difensiva, non ci sono più varchi e soprattutto non ci sono più possibilità di contropiede. Time out per coach Carlos Britos, che probabilmente vede la stessa partita che vediamo noi, e dopo molte azioni spinte da una parte e dall'altra, l'Ariosto probabilmente qualcosa ha bisogno di rifiatare, ha bisogno di
reidratare, rimettere fosforo e soprattutto ritornare ad avere un pizzico in più di lucidità. Sì, non c'è più il ritmo dei primi minuti dove era un'azione di qua e una di là, con spesso concluse positivamente, il punteggio che si alzava nell'immediato dopo 3-4 minuti erano già 4 da una parte e 3 dall'altra le marcature, si ragiona di più, si manovra di più e soprattutto si sono strette le maglie in fase difensiva e in diverse circostanze sono proprio le difese ad avere la meglio sui reparti offensivi. Torna in campo Eric, verosimilmente senza modifiche, rimane in campo, no, si va a sedere Martinez, quindi torna, sì, torna in campo, semplice tempo tecnico per impecciare i polpastrelli per la giocatrice Valentina Martinez Bizzotto, giocatrice importante per l'equilibrio di Eric. Eric che ha fatto un exploit importante in campionato, si è attestata nella top 4, una formazione, una top 5 ovviamente, una formazione che sì era stata costruita per fare bene, ma forse non ci si aspettava di essere già a questo punto davanti a una formazione ad esempio come Cassano Magnago, storicamente competitiva. Sì, è stata costruita bene, Eric ha un talento assoluto come Parzic, ma di fianco a lei ci sono due o tre giocatori, giocatrici di alto livello, è un complesso tutto sommato di qualità elevata per la categoria. Persa di Panayotova, rientra male dal time out l'Ariosto, la palla per Eric con Terenziani, spinta da Reich, Terenziani va a tutta forza, c'è il rigore e i due minuti per ferma Rocky, e questa è probabilmente la prima vera fase delicatissima dell'incontro, perché la partita fino a questo momento è stata assolutamente equilibrata, partenza bruciante dell'Ariosto 4-1, poi controparziale che ha portato al sorpasso sul 8-9. Però adesso Eric ha la possibilità di andare sul più 2 con l'uomo in più. Esatto, è la prima volta che ha questa opportunità. Perazic dal dischetto, supera ancora una volta Rossignoli e siamo al duplice svantaggio per l'Ariosto con anche un atleta in meno. Quindi vediamo la forza di reazione delle padrone di casa. Vediamo come si schiera l'Ariosto, che ovviamente rinuncia al pivot, che è poi Fernanda Marrocchi, gioca a difesa schierata con Tanic. Che va a cercare Panayotova, il taglio di Fabbricatore, Fabbricatore serve Panayotova, coach Martinez vuole la squadra alta, altissima, Tanic, Panayotova, difficilissimo questo pallone, arriva la chiamata da parte dell'arbitro per crosta, il rischio di sfondamento era altissimo, Tanic, la palla per Panayotova, spazio per Panayotova, frustata della giocatrice bulgara, palla che finisce larga, forse non essendo ancora stato chiamato il passivo con l'uomo in meno si poteva anche giocare diversamente questo possesso. Sì, questa volta c'era la potenza, è mancata la mira, non ha trovato lo specchio della porta e questo è un pallone che potrebbe anche costare qualcosa in più della semplice conclusione errata, perché Eric con Perazic infatti trova la rete del più 3. Qui Perazic apre le mani ancora una volta a Rossignoli, molto pesante sulle gambe, molto pesante anche sulle braccia. Ci ripensa su Ania Rossignoli, 9-12, massimo vantaggio per la formazione ospite e arriva il cambio, probabilmente un cambio semplicemente dettato dalla necessità di resettare, dentro Vitale fuori Rossignoli. Sì, perché come dicevamo qualche minuto fa, noi siamo abituati qua a Ferrara a vedere Ania Rossignoli come autentico punto di forza dell'Ariosto, così non è stato in questa occasione. Sbaglia Panayotova, il contropiede di Eric, Martinez va a segnare. Si allarga il divario, segna anche Valentina Martinez, 9-13, 22 di gioco, e adesso il rischio potrebbe anche essere quello di vedere coach Britos chiamare un altro time out per poter parlarci sopra. Beh, in questo momento sta facendo un time out privato con Ania Rossignoli, i due sono a colloquio da più di un minuto, sta sicuramente cercando di ricaricare Ania Rossignoli che è un autentico punto di forza, la vediamo sconfortata in questo momento. Tanic trova il gol, giocata importante per Mariana Tanic perché permette all'Ariosto di ricucire sul meno 3. Al 23° minuto di gioco, due esclusioni per l'Ariosto, nessuna
per Erice, che ha difeso in maniera più ordinata probabilmente e in maniera più meno appariscente, se così vogliamo dire. Intanto viene ristabilita la parità numerica, però ha approfittato e bene delle esclusioni e dei vantaggi numerici a disposizione per mettere questo gap di 0-3. Sì, Erice forse sfrutta anche una fisicità importante nel pacchetto difensivo che ha consentito di chiudere lo specchio a Panayotova e compagno. C'è l'azione fallosa da parte di Natale con la possibilità di ripartenza per l'Ariosto. Crosta, c'è vantaggio, la palla per Fabbricatore. Fabbricatore mette il pallone là nell'angolo dove non ci può arrivare Iacovello. Rientra a meno 2 al minuto numero 23. Guarda quanto è strana la palla a mano. Sembrava una partita completamente direzionata e invece Erice non ha capitalizzato il potenziale più 4 e adesso si trova a più 2. Sì, sembrava potesse essere uno strappo, non sicuramente decisivo, ma importante per le siciliane. Invece il carattere di Katia Soglietti e compagni ha fatto sì che si sia riusciti a ricucire parte del distacco nei confronti di Erice. Casa para Vitale, che riesce a trovare un'ottima situazione di parata, un ottimo angolo di parata. Poi Vitale scivola ma riesce a perfezionare la ripartenza. Crosta, palla dentro per Marrocchi, arriva il fischio. Si arrabbia molto Iacovello su questo fischio. Tanic, Crosta, 24esimo minuto di gioco, 6 al termine, poi sarà intervallo al Palaboschetto. Erice in vantaggio per 13-11 sull'Ariosto. Tanic, Crosta, ancora Soglietti, Tanic, che giocata che aveva fatto. Soglietti raccoglie dalla spazzatura, mette il pallone nell'angolo. Che giocata di Soglietti, che era nel posto giusto, non si lascia scappare la ribattuta, costringe al time out Erice. Soglietti ancora una volta tiene e permette alla formazione dell'Ariosto di rimanere a contatto di un Erice che ci aveva davvero provato a scappare via. Sì, sottolineo la forza di reazione, la forza caratteriale dell'Ariosto, perché in una situazione di difficoltà dove sembrava che le ospiti avessero scavato un solco importante, si è vista veramente la capacità di reagire di Soglietti e compagne, e hanno ricucito il punteggio quando sembrava che si fossero trovati in una situazione di seria difficoltà. Invece hanno avuto la forza di riagganciare su una meno uno le ospiti, che stanno disputando una partita veramente molto molto buona. È una squadra vera l'Ariosto, l'aveva dimostrato già dall'inizio stagione, anche quando i risultati arrivavano a singhiozzo. La sconfitta, io credo che la sconfitta casalinga con Malo sia l'unico vero enorme passo falso dell'Ariosto di questa stagione. Poi ci sono state due brutte sconfitte esterne, sicuramente quella a Salerno, però tecnicamente la squadra è rimasta sempre molto molto costante. Erice invece è stato un lento crescere. Sì, considera che l'Ariosto Ferrara ha avuto un inizio di stagione ad handicap, perché ha dovuto scontare diverse defezioni, ma non solo dal punto di vista numerico, perché chi mancava erano giocatori di primissimo piano, giocatrici cardine come Tanic, che sono giocatori che hanno un peso importante nella formazione di casa. Assolutamente d'accordo. Terenziani per Natale, Raic, palla per Perazic, Natale ancora, Terenziani, si ferma la corsa di Natale, bene in casa per Perazic, una finta di troppo, Raic, bella la palla per Natale, para Vitale che si va ad esaltare, e là dove oggi non riesce Rossignoli, Vitale ha chiuso due volte, seconda parata consecutiva, Fabbricatore rischia la persa, e qui c'è un'entrata bruttissima da parte di Natale su Marrocchi, l'entrata solo ed esclusivamente sul volto, assolutamente involontaria, perché l'idea era quella di andare ad anticipare, però ha preso solo il volto di Marrocchi. Sì, beh, chiaramente è stato un intervento di gioco, non c'è cattiveria, però molto cruento l'intervento della giocatrice siciliana, che involontariamente è andata proprio a intercettare il volto di Fer Marrocchi. Si è visto immediatamente che si trattava di un infortunio non leggerissimo. Fortunatamente Marrocchi si sta rialzando con l'aiuto di Benincasa, nulla di grave sembra per la giocatrice, per il pivot dell'Ariosto. Marrocchi è una giocatrice che per struttura fisica e tenuta potrebbe giocare nel campionato maschile sicuramente, perché è una delle migliori difensori del campionato. Se tanto mi dà tanto, Fer Marrocchi adesso avrà ancora i giri del motore più alto in questa partita. 25 precisi di gioco, 5 al termine del primo tempo. Vantaggio Erice a Ferrara, 12-13. Tanic è pronta a ricevere da Marrocchi.
Prosta, va a puntare Raic. Tanic, servita Panayotova, c'è spazio, preferisce appoggiarsi su Soglietti, ma Rocky, beh, questo però se si fischia è rigore, perché ovviamente la girata di Marrocchi era in area. Prosta, Tanic, Panayotova, Marrocchi, palla che finisce in fondo al sacco, palla che finisce in fondo al sacco. Cosa ti avevo detto? Colpo ricevuto, Marrocchi va a segno. Nonostante ancora mano spesso sull'occhio, evidentemente il contatto è stato proprio nell'occhio, ancora adesso Marrocchi si sta toccando l'occhio destro. Comunque, al di là dell'infortunio, fortunatamente nulla di grave, di Marrocchi, resistiamo che l'Ariosto ha impattato e ha avuto una forte reazione in un momento difficile e ha riagganciato Erice. Bene in casa Terenziani, va a servire, anzi no, tira invece che servire Perazic, gran gol per Terenziani che continua ad irrobustire, Valentina, il suo tabellino. Tanic poi per Panayotova, fermata Tanic da Perazic, consulto fra gli arbitri, secondo colpo al volto, stavolta è Perazic su Tanic, dovrebbero arrivare i due minuti per Perazic dalla mimica arbitrale, vediamo se l'arbitro completa la fischiata. Beh, insomma, mi permetto di dire che il metro di giudizio degli arbitri sulla gestione dei due minuti non è esattamente unanime. Chiaro, Erice sarebbe rimasta con quattro giocatrici di movimento, ma il colpo è sul volto. Sì, se con Marrocchi era l'occhio destro, per Tanic è l'occhio sinistro, la giocatrice serba fa lamentarsi giustamente col direttore di gara, ma si riprende con Panayotova fermata ancora una volta fallosamente. Panayotova va a guadagnare 9 metri, Tanic ancora in vantaggio, Erice, crosta, la palla per Tanic, cerca il varco, non lo trova, no look, dietro la schiena, bellissimo gol con Crosta che va a servire Fabbricatore. Fabbricatore mette dentro il quarto gol della sua partita, ristabilita la parità, 14 pari al minuto numero 27, e adesso si può veramente dire che l'Ariosto abbia completato l'aggancio. Enrico, sottolineo che si tratta veramente di bella partita quella che stiamo assistendo oggi, decisa, giocatori sempre non lesinano interventi anche al limite del regolamento, non c'è cattiveria, veramente una bella partita. Stabilita la parità numerica, Beppe, le due squadre hanno sfruttato per rientrare o per provare a scappare le reciproche mancanze di uomini in campo, quando ci sono stati due minuti Erice ha provato a scappare, l'Ariosto proprio così, adesso torna in vantaggio di una lunghezza Erice con un bel diagonale, questa volta Vitale, finora molto molto bravo, non ha potuto fare nulla. Assolutamente, Terenziani ha messo il pallone sotto all'incrocio con potenza, con precisione. 15-14, punteggio abbastanza alto qui al Palaboschetto, con le due squadre che continuano a cercare di superarsi con l'attacco come arma principale rispetto alla difesa. Tanic, Crosta, fa uscire Martinez, ancora Tanic, bella la palla per Marrocchi, Marrocchi prova a girarsi, viene fermato Marrocchi, e adesso la lamentela di Marrocchi è abbastanza veemente, Perazic fa finta di nulla. Tanic, palla per Panayotova, Panayotova sotto all'incrocio, altra parità, Marinella Panayotova mette a segno il suo gol numero 4, non segnava da quasi 18 minuti. Marinella Panayotova rimette ancora le cose a posto. C'era bisogno del suo sinistro e quando è riuscita a colpire con quel potentissimo sinistro non ha lasciato scampo al portiere avversario. Sì, probabilmente arriva il giallo per Britos, coach Britos si sta lamentando molto del metro di giudizio, continua a protestare Carlos Britos. L'arbitro estrae il giallo, ricordiamo che dopo il giallo alla panchina qualsiasi protesta è punibile col 2 minuti, quindi come evidentemente anche coach Britos però ha deciso di spendersi la possibilità del giallo con una protesta per quella reiterata serie di interventi un po' duri da parte di Erice. Sì, dici bene, non si tratta di un unico intervento, ma ne ha subito un paio Marrocchi, una Tanic, che tutti al limite del regolamento, probabilmente ecco. 2 minuti per Fabbricatore per la spinta su Benincasa. Anche in questo caso io l'unica cosa che mi permetto di dire è che il metro non è identico, poi personalmente ritengo che questo 2 minuti ci stesse, perché comunque Fabbricatore è andato a spingere a due mani una giocatrice che aveva concluso il suo movimento e si era praticamente quasi arenata. Poi la verità è che insomma arbitrare le partite è difficile, perché insomma è tutto talmente rapido.
Sai, forse le discussioni sono andate anche dal fatto che pochi istanti fa sull'altro versante un intervento, non dico analogo, ma abbastanza simile su Fermarocchi non è stato sanzionato con la stessa determinazione come vengono sanzionati nell'altro versante, però sì, diciamo che non cattivo. Diciamo che una spinta a due mani sul petto, sulla schiena, non è una manata in faccia, ecco, evidentemente questo probabilmente coach Britos sta provando a ribadire agli arbitri. Terenziani, la palla per Rajić, Perazic, chiama bene in casa, ancora per Perazic, palla dentro, Coppola trova la parata di Vitale e stavolta Antonella Coppola viene disinnescata da Gabriella Vitale. Contropiede l'Ariosto sotto di un uomo, Panayotova rischia la persa, poi c'è il fallo, c'è il 9 metri e le proteste sono anche per la panchina di Eric che voleva probabilmente una chiamata di passi sulla centrale serba dell'Ariosto. Marrocchi, 30 secondi al termine, se non si andrà fino alla fine ci si arriverà vicino. Marrocchi, uno contro uno, palla per Panayotova, arriva un'altra trattenuta, un altro colpo al volto per Marrocchi, l'arbitro continua a indicare a Marrocchi di proseguire nel gioco. Soglietti tenta il taglio fabbricatore, Marrocchi, Tanic decide di giocarla fino alla fine, c'è passivo, Tanic, Marrocchi, la parata di Iacovello a due mani, attenzione al contropiede, 4 secondi al termine, prova a chiudere Panayotova, bene in casa, para Vitale, parata mostruosa di Vitale che chiude la strada bene in casa, parità al Palaboschetto. Beppe, partita bella. Bella, sottolineo la prestazione della giocatrice che non ti aspetti, Gabriella Vitale, è entrata a metà partita in sostituzione di una Rossignoli in difficoltà e praticamente si può dire che Britos ha pescato il jolly dalla panchina, perché al di là di un paio di conclusioni imparabili, il resto, tutto quello che circolava dalle sue parti, l'ha arpionato il giovane portiere. Il portiere, diciamo, il cambio della titolare Rossignoli, che veramente sta esibendo una prestazione da incorniciare. Verrigni ha preso la scena nell'inizio della partita con grandi giocate, assist e gol. Vitale chiude il primo tempo con tre grandi parate e quindi si prende la scena. Due giocatrici prodotto del vivaio dell'Ariosto. Beh, direi che al di là del punteggio, che ripeto vede un perfetto pareggio, un perfetto equilibrio qui al Palaboschetto, credo anche giustamente dopo 30 minuti, direi che coach Britos abbia di che essere contento, e credo anche il coach di Erice, perché la squadra in trasferta contro una squadra in salute sta dimostrando di essere comunque una squadra mentalmente solidissima. Sì, punteggio in parità, c'è stato un tentativo di fuga di Erice rintuzzato dalle giocatrici di casa. Sottolineo che anche in quella fase l'ingresso in campo di Marrocchi ha avuto un peso specifico importante, perché la giocatrice dell'Ariosto ha impresso quel dinamismo e quell'agonismo, si è buttata nelle mischie, ha ricevuto colpi inadatti e ha impresso anche quella fisicità che ha fatto sì che l'Ariosto abbia avuto il merito di riagganciare un'avversaria che sembrava stesse scappando. A tra poco, 15 pari dal Palaboschetto, ci sentiamo per la ripresa.
Si riparte al Palamoschetto, amici sportivi di Eleven Sport, Enrico Bonzanini e Beppe Celeghini anche in questa ripresa. 30 minuti, di fatto 1-0-0, Beppe. Sì, si riparte col punteggio in parità, si resetta tutto, non lo spettacolo che si è visto nel primo tempo, perché veramente è stato di alta qualità. Tanic va immediatamente a trovare la via del gol. Mariana, terzo per lei in questa partita, 16-15, le due squadre hanno entrambe un uomo in meno, decidono di non utilizzare la modalità extra player che tanto piace in questo momento agli allenatori di tutta Europa, cioè quella di togliere il portiere e raggiungere un giocatore volante di movimento. Raic, la palla sull'angolo, Benincasa, palo di Benincasa, e poi sarà rimessa. Certo che al di là di parate o incidenza, comunque Gabriella Vitale ha approcciato molto bene a questa partita. Veramente, veramente grande spettacolo, qualità del giovane portiere, diciamo di ricambio dell'Ariosto Ferrara, che si è subito gettata nella partita con la giusta mentalità, con l'approccio che deve esserci, quello di qualità altissima. Tanic, la palla per Panayotova. Panayotova va a cercare Martina Crosta. Crosta la punta l'uno contro uno, ristabilita la parità numerica, ma stavolta a 7. Tanic ancora, lontana la chiamata del passivo, rischia la persa, c'è il fallo di Raic su Marrocchi, fischio nitido da parte degli arbitri. 2 minuti di gioco al Palaboschetto, vantaggio Ariosto 16-15. Tanic, la palla per Crosta. Andiamo con gli starting 7 della ripresa: Vitale, Tanic, Crosta, Panayotova, fabbricatore Marrocchi Soglietti per l'Ariosto. Va a chiudere il possesso l'Ariosto, c'è l'angolo, mentre invece per quanto riguarda Erice, Iacovello fra i pali, Coppola, Natale, Martinez col cambio attacco e difesa Terenziani, Raic e poi la capitana Benincasa e la straniera Perazic. Il gol stavolta di Marrocchi, Fernanda va a mettere dentro la rete numero 2 della sua partita, più 2, entra molto bene, approccia bene a questa ripresa l'Ariosto. Sì, ottimo l'assist di Tanic per Marrocchi, che in girata non ha lasciato scampo al portiere avversario. Marrocchi sta disputando un'ottima partita, ma tutto l'Ariosto sta giocando come deve essere una partita interpretata in casa. Raic, Terenziani, un'autostrada Terenziani, gran gol. Che impatto per questa partita per Valentina Terenziani, che sta un pochettino rubando la scena, Prezzovic. Sì, veramente sta diventando lei il terminale offensivo, e ancora Panayotova riporta più 2 la padrone di casa. Super gol di Marinella Panayotova, perché va in percussione, utilizza tutti i passi a disposizione e poi frusta in sottomano. Prezzovic per Benincasa, bellissimo gol. Non si è persa Beppe la voglia di andare a correre in questa partita. Sì, il secondo tempo è iniziato sulla falsa riga del primo tempo, brutta palla persa adesso di Martina Crosta, e concede a Coppola il contropiede per Natale, che pareggia per Erice. Ripiantissimi come nel primo tempo, prima fase di entrambe i due tempi di gioco, a ritmi altissimi. Ritmi molto molto alti per un match che fino a questo momento non vuol vedere un padrone, non vede una squadra che ha la forza, la capacità di prendere largo. Non è la partita, secondo me, più bella, ma per valori diversissima dalla gara d'andata. Finì 22 pari, se non sbaglio, 21 pari. Sì, in effetti i ritmi sono ritmi alti, come nelle prime due fasi dei due tempi. In questa occasione è difficile trovarne. Ora è Panayotova in percussione, Tanic in prova, ma bravo l'estremo difensore ospite a bloccare. Covello legge il sottomano di Tanic, la ripartenza da parte di Prezzovic, cerca l'uno contro uno, rischio passi anche per la giocatrice maglia numero 68, molto molto alta, molto forte, giocatrice che se riesce ad armare il braccio mancino in corsa diventa praticamente immarcabile. Raic, ancora per la numero 68, Benincasa, Terenziani, Natale, circolazione di palla, non c'è spazio per un attacco, ma vuole lo stesso provare a forzare Terenziani. Crosta su Raic, Terenziani, c'è molto spazio, Terenziani cerca Coppola, para Vitale, la palla resta su Natale che mette dentro il gol del più uno. Giocata importante ancora di Vitale, neutralizzata dalla rete di Natale, che trova il suo secondo gol, Daniela Natale. Nel minuto 5 Erice ritrova il vantaggio. Panayotova, rigore e 2 minuti.
con Coppola, stavolta brava Panayotova, Coppola era rimasto oggettivamente fermo. Sì, intervento troppo deciso di Coppola, Panayotova si è trovata in fase di conclusione sbilanciata ed è anche caduta male, fortunatamente per l'atleta bulgara nulla di grave, Katia Soglietti da posizione di penalty. Gioco fermo, non può ancora tirare Katia Soglietti. Colloquio fra il commissario e il direttore di gara. Ora sembrano esserci presupposti per poter andare alla conclusione. Soglietti contro Iacovello. Arriva il fischio, Soglietti mette dentro. Infallibile Katia Soglietti dall'attacca. Quarta rete per lei in questa partita. E Soglietti che non dichiaratamente ma oggettivamente punta alla top 10 marcatori in questa stagione. Beh, penso che se la meriti, è una giocatrice, insomma le sue qualità non c'è bisogno di ripeterle, giocatrice completa, leader assoluta dell'Ariosto e giocatore che sa dare un contributo anche in fase realizzativa. Terenziani, spara Terenziani, immarcabile Valentina Terenziani, sale a 5, 20 a 19, spinge fortissimo Tanic, la seconda fase, scivola il pallone a Soglietti, forse uno dei primi errori sull'asse attrezzato Tanic e Soglietti, tra ricezione ed erogazione passaggio, Eric attacca per il più 2. Sì, è sfuggita la palla a Katia Soglietti e concede una nuova azione offensiva a Eric che con Raic e Terenziani orchestra una nuova manovra. Terenziani per Raic, palla ancora per Natale, uno contro uno Natale, bene in casa, in una posizione particolare perché c'è l'isolamento di Tanic su Prezzovic. Tanic va a fermare Perazic, pardon, si lamenta la panchina di Eric. Natale, 7 di gioco, comanda Eric 20-19 al boschetto. Natale, Raic, uno contro uno, bravissima Panayotova, rischia la persa Terenziani, la raccoglie dalla spazzatura, ancora Terenziani, accelera Raic, ancora vuole armare Terenziani, la finta, Perazic aveva lo spazio, l'errore di Perazic che poi tira e questo è un gol molto particolare. Con un rimbalzo Perazic ritrova l'equilibrio e quasi spinge il pallone col polso. Sì, questa volta Vitale non trova il tempo per intervenire, fra l'altro dopo un'ottima prestazione complessiva viene richiamata in panchina Vitale e torna fra i pali Tania Rossignoli. Crosta, bella palla questa per Fabbricatore, Iacovello dice di no al pallonetto di Luciana Fabbricatore che stavolta ha chiesto un po' troppo, il pallonetto lo aveva già segnato nel primo tempo, Eric può attaccare per il più 3. Sì, questa volta Iacovello, ottimo portiere, non si è fatto sorprendere, con la punta delle dita è riuscito a smorzare la parabola d'arco del pallonetto e concedere una nuova azione d'attacco alle siciliane. Terenziani, la palla per Raic, Coppola esce dai ranghi, va a servire Perazic. Terenziani, prova la percussione, il 9 metri in favore di Eric con Terenziani, brava a procurarselo. Raic, la palla per Perazic, Raic ancora, ecco la Coppola che riceve, Antonella allarga per Perazic, Terenziani, Raic, buona trama di gioco ma forse troppo articolata, Tanic va a cercare Marrocchi, Marrocchi resiste a Terenziani, dritto per dritto, ferma Marrocchi, terzo gol, Fernanda Marrocchi è una giocatrice di un'utilità totale in campo. E rimane a ruota l'Ariosto Ferrara che non si fa scappare l'avversaria che tenta l'allungo, marcatura di Terenziani, ma interviene il direttore di gara. Anche questa è una decisione molto particolare perché Terenziani aveva segnato il gol numero 7 della sua partita, gli arbitri invalidano il gol salvo poi concedere il rigore con Perazic che è pronta contro Ania Rossignoli, rientrata in campo dopo un periodo di riflessione in panchina. Perazic spiazza Rossignoli, Perazic e Terenziani stanno facendo davvero man bassa di reti. E beh, sono i principali terminali offensive di un collettivo di alto livello, giocatrici che sanno concretizzare quanto di buono viene fatto globalmente dalla formazione siciliana. 13-22, poco più del 50%, portati in dote dalle due terzine. Alla causa di Eric che ritrova il doppio vantaggio, crosta, palle per Panayotova, Panayotova, bella l'idea, la palle per Tanic che trova il rigore e forse probabilmente c'è anche il 2 minuti
si spiegano. Tanic è bene in casa, niente due minuti, ma rigore per l'Ariosto che alle pendici del decimo minuto di gioco, che ci incanalerà verso gli ultimi 20 minuti, vede Erice avanti di due reti. Sì, avvicenda il portiere in questa occasione, il tecnico ospite, quindi Iacovello, non sarà lei a provare ad opporsi, sarà Modio ad opporsi a Capitan Soglietti, che trova l'incrocio dei pali e porta ancora una volta meno uno l'Ariosto, che non lascia scappare Erice. Erice tenta l'allungo già in diverse circostanze, ma l'Ariosto sa rintuzzare ogni volta e rimanere agganciata alla partita. 21-22, 21 per chi difende l'Ariosto, 22 per chi attacca Erice, decimo della ripresa. Soglietti ancora ad accorciare, quinto personale per Katia Soglietti. Terenziani, la palla per Perazic, altra scalata, Natale, c'è la murata da parte di Tanic che impedisce a Natale di servire la collega in ala ben in casa. Coppola, zero rotazioni per Erice, gioca con quelle sette sempre. Raic mette un gran gol in cascina, palla sopra le spalle, secondo gol per la giocatrice Anna Raic. Soglietti, pallonetto su Iacovello, Katia Soglietti, sesto gol per lei, top scorer per l'Ariosto. Che gol di Katia Soglietti, che questa partita non la molla mai. Classe cristallina per la veterana dell'Ariosto, con un pallonetto sublime, col contagiri ha insaccato il pallone e ancora una volta mantiene l'Ariosto Ferrara a ruota, ad appena un punto di distacco dalle siciliane, che ancora una volta sono in attacco con Terenziani. Raic, palla per Perazic, bella questa palla di Raic per Benincasa, tenta una cosa complicata Benincasa, va a tentare una cosa troppo complicata per Natale. Tanic, braccio sotto al collo di Tanic, che trova lo stesso il gol, e arriva anche il 2 minuti per Perazic, e adesso la partita gira totalmente. Beppe, gira totalmente questa partita, perché sul quarto gol di Tanic, che porta alla parità, l'Ariosto conquista anche la superiorità numerica. Tanic con decisione partita in solitaria, era convinta di andare alla conclusione, l'ha trovata, ha trovato anche il fallo che porta alla superiorità numerica. Iniziativa personale della serba, veramente perfetta, perché percussione, conclusione, rete, e in panchina Perazic, che forse è la giocatrice più pericolosa avversaria. Infatti inverte immediatamente Terenziani nella casella di terzino destro il coach di Erice. Coppola esce dalla posizione di pivot per andarsi a prendere il ruolo di terzino. Raic, Coppola ferma, Raic ancora per Natale, brutta palla questa di Anna Raic, che poi va immediatamente a pulire la giocata. Raic ancora, parata di Rossignoli, che adesso mette a segno la prima parata importante del match. Possibilità di seconda fase spinta per l'Ariosto. Soglietti, palla schiacciata, rischio di persa, e poi molto fortunata l'Ariosto, perché Coppola non completa, anzi Natale non completa la recuperata. Col campo aperto Soglietti aveva scelto la giocata più complessa. Sì, Natale aveva intercettato la sfera, ma non è riuscita a mantenere sul terreno di gioco, sul rettangolo di gioco, il pallone, quindi nuova iniziativa per l'Ariosto, e non trova lo specchio della porta fabbricatore. Iacovello va a dire di no, se Raic mura Erice, Iacovello sale in cattedra. Questo era un gol che poteva veramente cambiare un pochino l'inerzia, anche perché stiamo entrando nell'ultima fase di questa partita. Sarà una bellissima ultima fase, perché le squadre si danno battaglia senza esclusione di colpi. In questo momento Perisic per Erice è seduto in panchina e le maglie difensive dell'Ariosto devono stringere. Eccola la palla persa, e Ania Rossignoli può ripartire per l'Ariosto. Persa di Terenziani, può ripartire rapidamente l'Ariosto. Soglietti, che palla per Marrocchi, aspetta il movimento di Iacovello e trova il gol Fernanda Marrocchi, quarto per lei, 24-23. Trova il gol Ferra Marrocchi, ed è un gol pesante, perché cambia veramente l'inerzia di un match, con l'Ariosto che ancora per qualche manciata di secondi potrà beneficiare dell'uomo in più. Sì, ha saputo sfruttare come meglio non poteva l'Ariosto la fase di panchina di Perisic, che rientra proprio in questo momento, rimettendo il naso avanti in questa, dopo i primi istanti della ripresa, dopo era stato sempre Erice a comandare nel punteggio. Raic, ancora per Terenziani, mamma che gol che va a mettere dentro Valentina Terenziani,
tutto braccio, doppio appoggio, mulinello, quasi senza guardare, palla sotto all'incrocio, ha la dinamite nel polso Terenziani. Ovviamente sta dimostrando di essere un terminale offensivo di altissima qualità, palla persa ma l'arbitro interviene, quindi fallo a favore dell'Ariosto. Comunque Terenziani veramente forse MVP della partita fino a questo momento. Sono d'accordo con te, fino a questo momento sicuramente è stata la giocatrice più costante di questo match. Prosta, la palla per Tanic, Soglietti, ancora Martina Crosta. Crosta va a puntare l'uno contro uno, grande palla per Marrocchi, ancora una volta il pallonetto tentato, e stavolta Iacovello fa capire che portiere basso non è portiere non reattivo, è molto reattiva. Raic va a mettere dentro il gol del più uno, un po' nell'incredulità generale. Torna avanti Erice. Sì, torna avanti Erice, l'azione nasce, da come raccontavi tu, da un bellissimo intervento del portiere Iacovello, che è riuscita a intervenire con una prodezza e servire immediatamente la compagna, che ha riportato in vantaggio le siciliane. Soglietti riceve da Panayotova, meno uno per l'Ariosto, più uno Erice. Martinez in campo a far respirare Terenziani, forse il segreto è anche che Terenziani respira nella fase di difesa, mentre invece insomma le altre sono costrette all'extra lavoro. Iacovello ancora a disinnescare Marrocchi, fase di difficoltà per l'Ariosto. Raic vuole correre, la palla per grande palla per Natale, si ferma Crosta ma la travolge, c'è il 2 minuti per Crosta. Natale brava perché ha trovato non l'angolo di tiro migliore ma la soluzione complessivamente più redditizia. Sì, assolutamente, era rimasta in uno contro uno, Crosta è intervenuta in maniera decisa, Natale è anche esile fisicamente, è volata, quindi massima punizione a favore delle siciliane, che hanno l'opportunità di portarsi sul più due. Perazic contro Rossignoli, resta ferma Ania, Perazic trafigge Rossignoli, doppio vantaggio per la formazione di Erice, che piazza Beppe un 0-3 di parziale in 2 minuti netti. Sì, quello che si è visto sul campo, forse Ferrara ha un attimo allentato le maglie difensive, l'abilità di Erici, delle giocatrici offensive di Erici, ne ha approfittato, perché parliamo di giocatori di altissima qualità. Marrocchi, la palla per Tanic, Tanic, Panayotova, Panayotova, gli viene anche toccato il braccio, qui è abbastanza netto il fallo di Martinez, la ripartenza, Iacovello para Rossignoli. Qui Iacovello ha cercato qualcosa di troppo, perché Erice butta via la possibilità del più tre. Panayotova ad attaccare per Soglietti. Soglietti, ma dove l'ha messa? Non c'era spazio da quella parte. Ha trovato l'unico apertuccio possibile fra Iacovello e il palo alla sua sinistra, e pallone che entra in rete, e Ferrara ancora meno uno. Brava Panayotova, perché dopo un tentativo di tiro è andata invece a cercare la soluzione più semplice, il rimorchio per Katia Soglietti. Settimo gol per Katia Soglietti, che è anche la miglior marcatrice dell'Ariosto, mentre invece dall'altra parte titaneggia invece Perazic con 9 reti. Riceve proprio la straniera di Erice, Coppola, Raic, scarico su Terenziani, palla ingiocabile per Natale, ancora Terenziani, Terenziani, gran palla questa per Benincasa, para Raic, anzi para, pardon, Rossignoli. Natale però riconquista palla, lesta Natale a riprendersi questo pallone. Perazic, palla dentro, a cercare Coppola, Coppola, palla sotto all'incrocio, che gol di Antonella Coppola. Classe, classe questa, perché con due avversari addosso, servita sotto misura, è riuscita a estrarre dal cilindro un pallonetto perfetto in controtempo che non ha lasciato scampo ad Ania Rossignoli. 25 per chi attacca Ariosto, 27 per chi difende Erice, un po' di nervosismo, e come sempre accade Erice in ogni superiorità numerica prende due gol di margine. Beh, parliamo di giocatrici di livello altissimo, Terenziani, Perisic sono giocatrici che, se gli lasci un minimo di possibilità di spazio, ecco palla persa da parte di Crosta appena rientrata. Raic, la finta, va a concludere Raic, mette dentro il più tre, fase delicatissima del match. Quarto gol per Ana Raic, meno tre, mancano 13 minuti al termine della partita, e questo probabilmente è uno dei momenti delicati della partita. Erice ci riprova ad andare in fuga. Sì, nel primo tentativo la bravura dell'Ariosto Ferrara ha fatto sì che al rientro, dopo il provvidenziale time out di Britos, coach delle Estensi, al rientro in campo c'è stata quella determinazione, quella ferocia che ha fatto sì
che l'Ariosto riuscisse a ricucire il punteggio nonostante le avversarie non abbiano oggettivamente mai avuto un calo di rendimento, perché il rendimento di Eric è stato pressoché costante, con i due terminali offensivi, le due bionde Terenziani e Perazic, che non hanno mai fatto mancare il loro apporto in fase realizzativa. Forse, come diciamo prima, è mancato anche per lunghi tratti una Ania Rossignoli, che in altre occasioni aveva tenuto a galla le estensi nei momenti più negativi. Però la partita è ancora aperta, tre marcature di distacco non sono un disavanzo impossibile. No, decisamente no, anche perché l'Ariosto l'ha già ricucito, un gap di tre reti, mentre invece per Eric l'obiettivo diventa serrare i ranghi, smettere di concedere contro break e tentare invece di iniziare a creare i presupposti per cogliere questa vittoria pesantissima, perché se Eric dovesse espugnare il palaboschetto, ecco che allora lo spiraglio del terzo posto sarebbe molto nitido. Eh beh, d'altronde il cammino delle siciliane fin a questo momento lo testimonia, è una squadra da quartieri alti della classifica nonostante sia una neopromossa. Danic per Crosta, bel gol di forza di Martina Crosta, che va a trovare il meno 2, un gol bello, voluto, è il primo di Martina in questa partita. Perazic va a cercare bene in casa, l'intervento difensivo di Fer Marrocchi, anzi di Luciana Fabbricatore. Raic, 26-28, Raic riceve la giocatrice maglia numero 6, la play di Eric, bene in casa, la palla per Perazic, servita Perazic, Terenziani, Natale ancora per Terenziani, bella la palla per Coppola, fermata da Marrocchi. Anche in questo caso situazione arbitrale limite, perché se è rigore sono anche due minuti. Facce perplesse in maglia ciclamino dell'Ariosto, facce molto perplesse soprattutto a Fer Marrocchi, autrice del fallo. È sembrato, para questa volta Tania Rossignoli. Resta ferma Ania e va a disinnescare il rigore di Perazic. Era stato infallibile la numero 68 in maglia Erice fino a questo momento. Punteggio Beppe altissimo, la proiezione è sui 40 gol. D'altronde è stata una partita a ritmi altissimi, soprattutto nel primo tempo. Le prime fasi di entrambi i tempi sono stati a ritmi forsennati, tante palle perse ma anche tante possibilità di andare alla conclusione. Doppio pivot per l'Ariosto con Panayotova che riceve da Fabbricatore, scala, una brutta palla questa per Crosta che va a lottare, la riconquista, viene fermata da Perazic, la vuol giocare rapida la formazione emiliana. Tanic riesce a tenere vivo il palleggio, palla persa e qui grandi rischi per l'Ariosto. Sì, azione non molto lineare, la palla ha cambiato di mano velocemente a ritmi molto elevati, fortunatamente è rimasta in possesso, fortunatamente per Ferrara, in possesso in fase offensiva. Grande palla raccolta da Marrocchi che manca la porta, riesce a fare tutto bene ma poi manca la porta nell'isolamento su Mariana Tanic. Ottima però l'azione complessiva difensiva di Erice che riattacca per il più 3. Assolutamente, Marrocchi è stata sfortunata, ha schiacciato troppo il pallone per terra che si è alzato sopra la traversa dopo la ribattuta del pavimento del parquet di gioco. Ora in attacco Erice per la palla del più 3. Fernanda, sorella di Pablo, capitano della nazionale italiana, attualmente impegnata nelle qualificazioni, in diretta su Sky Arena. La vittoria contro la Lettonia di Chieti va bissata con la vittoria anche nel rematch. Tanto torna a segnare Perazic. Tanic, digressione sulla nazionale maschile doverosissima, è un'occasione storica irripetibile per l'Italia. C'è i passi sotto fallo di Panayotova, fallo di Coppola, 26-29, 9 al termine, momento e possesso delicatissimo. Sì, Ariosto deve avere una percentuale realizzativa molto importante perché non può permettersi tanti errori. Il prossimo, ecco, in questo momento è Martina Crosta che non trova in percussione lo specchio della porta. È un errore inusuale questo per Martina, che aveva trovato il suo classico terzo tempo cestistico. Brutto errore, attacca per il più 4 Erice, che adesso può avere la possibilità anche di addormentarla questa partita se dovesse arrivare il gol numero 30. Perazic per Raic, Ariosto che non riesce più a spingere come nel primo tempo. Perazic, rischiano la persa le giocatrici di Erice.
rischio passivo anche Terenziani, che gol di Terenziani, segna il gol numero 30, si avvicina in maniera perentoria al titolo di MVP di questo match. Minuto numero 41, Fabbricatore va a trovare la parata di Iacovello e adesso Erici attacca probabilmente per provare a vincerla questa partita. Terenziani ancora una volta rientrata in questo momento in campo, ricordiamo che l'atleta di Erice non disputa la fase difensiva, lei quando la sua squadra difende si siede in panchina ed è fresca per la nuova azione d'attacco che spesso concretizza con conclusioni veramente pregevoli di altissima qualità. Raic, palla per Terenziani, molto lunga questa azione di Erice. Natale, palla per Benincasa. Benincasa va a cercare Perazic, palo di Perazic, l'Ariosto resta a galla per questo tiro che finisce sul montante di Perazic. Poi qui Panayotova, che rischio che si prende, brutta persa, Perazic in contropiede aperto, Perazic per Coppola che va a segnare il gol del 31-26 e l'errore di Panayotova probabilmente chiude il match. Beh, questo è stato un gol evitabilissimo da parte di Ferrara, perché un'apertura a tutto campo di Panayotova, è caduto il pallone letteralmente in mano a Perazic che, servendo la compagna libera, ha potuto rimpinguare il punteggio. 31-26 è un vantaggio importante in questa fase di gioco, però ancora non definitivo. Adesso Ferrara è chiamata a dare il tutto per tutto per cercare una rimonta che avrebbe non del miracoloso ma sicuramente dell'impresa. Squadra in campo, Erice sta provando a ultimare con un grande secondo tempo. Io credo che Erice meriti comunque questo punteggio perché complessivamente ha gestito i momenti delicati e importanti della partita, forse con un pizzico più di lucidità. Ariosto è stata molto Soglietti nei momenti di difficoltà, molto Marrocchi, poi è mancata però quella coesione difensiva necessaria per vincere le partite punto a punto. Direi che Erice ha dimostrato non solo di meritare di essere in vantaggio ma di meritare anche la posizione di classifica, per quanto messo in mostra in questa prestazione al Pallaboschetto di Ferrara. Squadra solida, squadra che sa difendere bene e in fase offensiva un paio di individualità di assoluto valore. Spazzolone in campo per cercare di asciugare gli aloni lasciati dalle giocatrici che si stanno contendendo questi due primi punti del girone di ritorno in questa prima giornata della Serie A Beretta, con Ariosto ed Erice impegnate al Pallaboschetto di Ferrara. 23 di gioco nella ripresa, 7 netti, qualcosa in più al termine di questo match. Un match al termine del quale ovviamente andremo a registrare, mi darai qualche consiglio su chi intervistare, ma Terenziani è fortissimamente indiziato. Beh, direi che si sta conquistando con pieno merito il titolo di MVP, guardando la scena anche a Perazic che sulla carta era l'atleta di maggior spicco, la bomber delle siciliane, ma la prestazione sua di questa partita veramente la incorona fino a questo momento come assoluta protagonista. Marrocchi, pallone per Crosta, pesano gli errori di Martina Crosta nell'ultima parte di match, molto nervosismo anche in campo. Panayotova va a cercare proprio Martina Crosta, lo spazio per Soglietti, Soglietti viene fermata da Natale, c'è il fallo su Katia Soglietti, Marrocchi va a riprendere con vigoria il pallone, Panayotova prova il tiro, la murata di Perazic che forse ci rimette un dito, ma è un dito che vale due punti. È stato un muro da pallavolo, diciamo, quello operato dall'atleta, dalla straniera delle siciliane che ancora si duole alla mano, probabilmente gli ha una botta a uno delle dita, però vediamo che la bionda Perisic è già in questo momento, l'arbitro ferma il gioco. Verosimilmente il tecnico di Erice al secolo, Fernando González Gutiérrez, ha capito che probabilmente in questo momento la partita si definisce in termini di punteggio, non tanto forse di punteggio ma di posta in palio. Chiaro che se Erice dovesse segnare ancora metterebbe un gap pressoché irrecuperabile per l'Ariosto, meglio nella pallamano tante cose sono possibili, ma in meno di 6 minuti sarebbe complicato per l'Ariosto recuperare 6 lunghezze di distacco. Occorrerebbe una vera impresa, è nelle corde delle Estensi, però di fronte abbiamo un avversario veramente
che merita il vantaggio, merita di essere non dico in procinto della vittoria, ma avvantaggiato in questo finale di partita, per quanto messo in mostra nella ripresa, ma anche in un primo tempo tutto sommato equilibrato. Squadra in campo con Coppola, Raic, Terenziani, Natale, Perazic, Benincasa per Eric con Iacovello fra i pali. Ecco, la bravura anche di Eric, hanno giocato sempre quelle, sono state molto brave con Martinez in cambio attacco e difesa, sono state molto brave, noto, a gestirsi. Sì, loro hanno sfruttato il cambio sistematico in fase di non possesso, in fase difensiva, mettendo a riposo spesso Terenziani per essere fresca nella successiva fase offensiva. Attacca Natale, la palla per Raic, Perazic, Natale, uno contro uno, ancora Perazic, incrocio con Raic, va a cercare Natale la percussione. Questo più che altro poteva anche essere passi, o Natale ha fatto il passettino in più, l'arbitro invece va a premiarla con la concessione del rigore. Palla già collocata da Ana Raic, Perazic lascia l'incombenza, Raic prende il palo, Raic non la chiude, 6 minuti pieni al termine della gara, vediamo, si gioca l'extra player, coach Britos, 7 giocatrici di movimento in campo e probabilmente non verrà giocata la veloce perché innegabilmente il doppio pivot rallenta, la palla per Buna, anzi no, per Marrocchi, rischia la persa, palla per Tanic, 9 metri, già battuto, crosta, prova la forzatura, Buna, palla alta e Buna spreca la possibilità del nuovo meno 4. Sì, ha provato il giocatore di movimento in più, coach Britos, non ha avuto fortuna, la difesa di Eric ancora una volta si è dimostrata all'altezza perché ha saputo contrarre perfettamente le due iniziative offensive dell'Ariosto, in entrambi i casi è stata murata la giocatrice portata al tiro. Perazic, la palla per Terenziani, ancora Perazic, scambio molto prolungato, ma giustamente Eric può giocare anche col cronometro adesso. Palla per Coppola, giocata meravigliosa di Antonella Coppola, sontuoso il quinto gol di Antonella Coppola. Coppola mette dentro il gol del 32 a 26, 2 minuti per crosta. Ariosto che dovrà giocare con l'uomo in meno in questi 120 secondi, vediamo se coach Britos sceglie, forse c'è il vediamo, Martina Crosta lascia il campo, non è molto contenta. Rosso non è rosso perché non era il terzo 2 minuti questo di Crosta, con sicurezza, questo lo vado a confermare. Si gioca con l'uomo in meno, decide di giocare con l'extra player, coach Britos, almeno per pareggiare quello che è il passivo di uomini in campo. C'è un po' di confusione, per questo siamo distratti, Beppe. Stanno ancora parlando i direttori di gara, si riprende in questo momento. Martina Crosta, quello che è una certezza è che è seduta in tribuna. Tanic riceve dallo biondo, Tanic prova la veloce, va a tirare, Tanic trova il gol, si scontra anche con Panayotova. Per Mariana Tanic il quinto gol, rientra anche Panayotova con un pizzico di ritardo. 4 al termine, 4 giri di lancette gestiti da Ana Raic con 5 reti da amministrare, 32 a 27. Raic ancora per Terenziani, palla per Coppola, scarico per Perazic, para Rossignoli, vediamo se c'è spazio per una ripartenza, no, perché si è chiusa molto bene la formazione ospite. Panayotova va a sfidare Coppola, Panayotova para Iacovello, grande parata perché Panayotova gliel'aveva messa nell'anno. Veramente grande parata dell'esterno difensore siciliano, che in spaccata è riuscito a intercettare il diagonale di Panayotova. Poteva essere la rete che dava ancora un po' di luce alle speranze dell'Ariosto, per carità ancora non è chiusa, però si fa sempre più in salita. Siamo molto sportivi, ma la partita diciamo che è abbastanza incanalata, perché 3-30 al termine, 5 reti di vantaggio, palla in mano, significa davvero avere il coltello dalla parte, neanche del manico, dalla parte totale proprio. Palla per Benincasa, para Rossignoli, che adesso va a trovare nuova confidenza, la marcatura praticamente a uomo della formazione di Erice. Fallo di Benincasa su Raic, su Tanic, la palla per Buna,
Buna per Marrocchi. Arriva anche lo biondo. Soglietti. Panayotova. Uno contro uno di Marrocchi. Bella la palla per Panayotova. Panayotova, palo, c'è anche sfortuna. Era bellissima la costruzione d'azione e anche la. E riesce anche a fare il segnale, a parare, arrivando in corsa dalla panchina. Dicevo, sfortunata nella conclusione Panayotova, pallo interno e palla che non è entrata. E proteste da parte di Gonzalez Gutierrez. Voleva un intervento falloso nei confronti di Coppola. Arriva il giallo per il tecnico di Erice. Tecnico di Erice che probabilmente va a esorcizzare anche un po' di tensione perché la vittoria è vicina. Sì, beh, ormai sarebbe voluto un suicidio, ci vorrebbe un suicidio per le siciliane per rimettere in corsa le estensi. Verrigni, la palla per lo biondo. Tanic, c'è il fallo di Perazic, anche di un certo tipo il fallo di Perazic. Marrocchi, la palla per Tanic. Panayotova, alto, alto anche per Panayotova. È mancata completamente Beppe nel finale la lucidità all'Ariosto. Sì, molta frenesia in attacco, Tanic che serve la compagna armata per il tiro e conclusione dopo appena due passaggi, già la terza volta che accade. Terenziani per Raic. Raic ancora. Terenziani, 120 secondi al termine di una partita che è diventata bruttina nel finale, ma perché la tanta imprecisione è dovuta anche alla frustrazione di un Ariosto che è stata in partita per 50 minuti e poi ha perso la maniglia. Qui Raic va a mettere dentro un pallone di grande qualità, quinto gol di Ana Raic, che va vicinissima a cogliere lo scalpo dell'ex squadra. Marrocchi, la palla per Tanic. Verrigni, durissima bene in casa su Verrigni. Verrigni tiene il possesso, prova a tirare, parata a due mani addirittura da Iacovello, porta vuota Iacovello, rete anche per Iacovello, si toglie anche questa soddisfazione. Iacovello, anche lei molto vicina alla palma di MVP, lei è Terenziani. Secondo tempo del portiere delle siciliane è stato da incorniciare, interventi veramente di classe cristallina, ha saputo intercettare un paio di pallonetti millimetrici nonostante non abbia una statura diciamo elevatissima. Tanic, palla per Marrocchi. Marrocchi traversa, non segna più l'Ariosto, andando con precisione sono 7 minuti netti che l'Ariosto non segna un gol. E questo è indubbiamente un macigno per una squadra che ha lottato finché ha potuto. Campo anche Angelica Manfredini per assaporare il campo in questo amaro finale di partita per l'Ariosto. Godioso invece, glorioso per Erice che invece manovra l'ultimo possesso di questa partita. Con Beppe andiamo già in cabina di commento. Una vittoria rotonda che rilancia molto le ambizioni di un Erice in chiave playoff. Sì, Erice al Palaboschetto di Ferrara si conferma come squadra di rango. Il canone di squadra neopromossa poco si addice alle siciliane perché sono una compagine di assoluto valore, un paio di individualità veramente da incorniciare e un complesso veramente di altissimo livello. E Coppola cede la possibilità di andare in gol anche ad una compagna neoentrata, fallita per la parata di Rossignoli. Soglietti resiste alla carica, serve Manfredini che si fa disinnescare da Iacovello. Finisce la partita al Palaboschetto con l'ultimo possesso per Coppola che non ha lo spazio per tirare in tempo, non è gol. 27-34, termina qui la prima giornata di ritorno al Palaboschetto, vince Erice. Grazie mille Beppe Celeghini. Grazie a te e un saluto a tutti. Tutto da Enrico Bonzanini, l'appuntamento a prestissimo su Eleven Sport per le grandi dirette della Serie A Beretta femminile.